L'Associazione Tennis Amico Handicap Pollux si propone con una nuova iniziativa, sempre a favore delle persone con disabilità, per esaltare la cultura della diversità. Al secondo circolo di Pompei, presso il Plesso Celentano, l'Associazione ha proposto il concorso Disegno Anch'io. Un progetto importante che tende a sensibilizzare, come dicevo prima, la cultura della diversità e della sensibilità, soprattutto attraverso i ragazzi delle scuole elementari. Quindi un vero e proprio progetto che parte con un impegno scolastico da parte degli alunni che già da gennaio, nella loro, ore didattiche, svolgeranno un disegno a tema sulla diversità. Questo disegno, che durerà, un progetto che dura circa 3-4 mesi, sul finire del percorso dell'anno scolastico 2012-2013, si concluderà con una grande festa della solidarietà, dove all'interno di questa festa una giuria presieduta dall'attore Benito Gaudino Naimo e dal vicepresidente Franco Eggiò praticamente proclamerà il vincitore del disegno Anch'io anno scolastico 2012-2013. Gli obiettivi sono quelli che comunque una scuola si prefigge, una scuola che è attenta alla diversità in tutte le sue molteplici manifestazioni come la nostra, farà in modo che l'obiettivo sia quello proprio di accogliere e di lavorare insieme a chi è diverso, perché siamo tutti diversi già di fondo, e soprattutto di aiutare il diverso ad essere parte di un contesto che è quello della scuola. Quello della città, del paese e quindi quello della vita. L'attività che faremo saranno svolte in orario curriculare e occuperemo soprattutto lo spazio dedicato alle educazioni, quindi in modo particolare arte immagine, musica, nelle ore di tecnologia, e i bambini quindi saranno stimolati proprio attraverso questa tematica ancora di più all'attività che verrà proposta in relazione al tema che voi ci avete individuato e che noi svilupperemo con molto piacere. La scuola da sempre è impegnata nell'accoglienza e nell'inclusione delle persone, dei piccoli nel nostro caso, che presentano differenze individuali. Tutti noi siamo portatori di diversità funzionali e quindi tutti vanno accolti nella differenza e nella valorizzazione di questa differenza, in particolare quelli che sono portatori di difficoltà maggiori. È nella scuola che si costruisce anche il concetto di accoglienza in generale nella società, perché se è vero che è una questione di motivazione personale, è anche vero che questa motivazione si costruisce all'interno di un gruppo, all'interno più ampio di un discorso di società, di un discorso culturale, che però poi ritorna nella dimensione personale. E se nella scuola noi formiamo la coscienza, noi formiamo la cultura, i portatori di una cultura del domani, lo aiutiamo a costruire, è proprio nella scuola che noi dobbiamo accogliere le istanze che ci vengono da associazioni come l'Associazione Tennis Amico Handicap, che ha come mission una cosa così importante come l'accoglienza, la valorizzazione della diversità. Non poteva il secondo circolo di Pompei, in quanto istituzione scolastica, non solo accoglierla, ma fare suo, fare proprio questa mission. E di questo poi ringraziamo, perché è un'opportunità grande che ci dà anche di riflettere ancora maggiormente su quella che poi è un valore nostro, certamente alla base anche della nostra attività.